Allora, vorrei dire due parole e innanzitutto ringraziare di essere qua e focalizzare l'attenzione in questo modo, cioè chi mi conosce sa che io sono una donna del fare e avere la piacevolezza comunque che all'interno della nostra istituzione con la buona volontà e con le sinergie e con l'aiuto dei docenti e con l'aiuto delle istituzioni, ovviamente l'Associazione Echi Lontani e altri, e lo stesso comune, noi riusciamo ancora una volta a fare di questo dipartimento un fiore all'occhiello dell'istituzione. Ci sono tanti docenti che collaborano. Innanzitutto mi preme ringraziare il maestro Mozzo, ma spero vivamente di non dimenticare nessuno, il maestro Dalla Vecchia, il maestro Leone, il maestro De Luca, il maestro Di Felice, il maestro Massimo Tore, la stessa professoressa Quacoro che ci segue con grande attenzione per quello che riguarda proprio gli eventi e gli appuntamenti. Cosa dire? Io vorrei fare questa riflessione. Quando le forze buone si uniscono, seppure nelle difficoltà, si riesce sempre a fare delle cose eccellenti. E per fare questo bisogna spogliarsi di personalismi e avere un'idea comune del bello. Un'idea comune di quello che poi noi vogliamo fare in modo che esca all'esterno e che dia delle risposte innanzitutto a noi come istituzione, ma essenzialmente ai nostri studenti. Quello che mi auguro possa capitare è che ci sia sempre di più un'attenzione maggiore. Io sogno di avere molti studenti che si iscrivono ai corsi che sono autenticati, quindi ai corsi di violino barocco, cioè tutta quella parte che purtroppo ancora non è particolarmente viva e non ha una risposta istituzionale. Però facciamoci un mea culpa, probabilmente perché non è stata abbastanza sponsorizzata negli anni. E questo è quello che desidero, che veramente i nostri ragazzi capiscano che studiare violino barocco o clavicembalo, cioè tutte quelle discipline indirizzate in tal senso, non è un ripiego, è un crescere ulteriormente e mettersi a studiare cose che l'accademico normale non ti dà. Abbiamo una grande possibilità, quindi veramente grazie a chi ci sta dando una mano d'aiuto e da parte mia credo si sia compreso che c'è veramente una grande volontà di portare avanti questa idea. Grazie. Una sorta considerazione. 30 anni di attività sulla musica antica, probabilmente cominciamo ad aver scavato la goccia. Certo. Stiamo piano piano, noi siamo un po' come Però stalagmiti e non aspettiamo altri stalattiti. 30 No, no, ma non saremo anni. qua se volessimo aspettare altri 30 anni. Bene. Quindi, io vorrei dare la parola a Dario, alla professoressa. Dario, dopo tutto questo. Grazie a tutti per avermi permesso di essere presente, nonostante la nostra lontananza fisica. Ringrazio la professoressa Corrado per l'ospitalità, che ormai già da qualche anno continua a darci. Il presidente Garau vi spiegherà più nel dettaglio magari quali sono i singoli eventi di quest'anno, di questa edizione, di questo festival che si sta dilatando sempre di più. Io vi posso un po' cercare di spiegare quali sono i nostri obiettivi, i miei in particolare, in qualità di direttore artistico, nel cercare di formare un cartellone che risponda ogni anno a certe
è molto importante cercare di diffondere il repertorio più o meno conosciuto, dare spazio agli artisti che non abbiano solo un rapporto di interpretazione puramente artistica, quindi molto molto soggettiva, della musica, ma anche che abbiano l'esigenza di proporre delle nuove strade, e queste strade siano fondate storicamente e basate su ricerche musicologiche, che portino alla realizzazione di opere di epoche lontane, che per noi sono lontane sia nel gusto, nella storia e nella loro estetica musicale. Per questo è molto importante per noi anche interagire con le attività, con le realtà locali, quindi a Cagliari. Soprattutto, ne abbiamo già parlato con la professoressa Corrani in passato, per noi è fondamentale continuare far crescere sempre più questa collaborazione con le istituzioni che sono in realtà responsabili della formazione di questi artisti, che sia qui a Cagliari che anche in altre istituzioni europee, poi sono artisti che vengono prodotti, diciamo nutriti, e che poi si esibiscono nei vari festival in tutta Europa, nel mondo. Quindi questa collaborazione con l'osservatorio, con l'università, è per noi fondamentale, perché il mio obiettivo personale di artista e in questo caso anche di direttore artistico è quello di dare la possibilità appunto alle cose prodotte all'interno dei conservatori, dell'università di musica o anche di ricerca, una piattaforma per potersi esibire. E questo avvenga durante il periodo di studio, come per esempio la nostra rassegna scuola è un lato, l'altro lato è che queste persone formate in queste istituzioni poi diventano degli artisti indipendenti che si producono. Questi sono un pochino gli intenti nostri. Quello che posso dire in generale è che questa rassegna, questo festival, questa entità di Echi Lontani in questo periodo, va quest'anno dal 19 marzo fino al 21 giugno, cresce costantemente, ci vengono sempre nuove idee, cerchiamo di introdurre, proporre, vedere come funzionano e poi eventualmente confermare. Ci sono 8 rassegne, ci sono 17 concerti, 2 proiezioni, 8 conferenze di presentazione più una introduzione al concerto. Ci sono, per questo ringrazio anche la biblioteca universitaria che si è messa a disposizione e ci sostiene ospitando molte di queste conferenze. C'è una prova aperta, è confermato l'evento sempre questo in memoria. Purtroppo negli ultimi anni scompaiono sempre più artisti che sono stati fondamentali per la storia e lo sviluppo della musica antica. Quasi non riusciamo a stare dietro a tutti questi eventi. Comunque quest'anno ci saranno 2 appuntamenti dedicati al maestro Alan Curtis, che è scomparso lo scorso anno. Poi per la prima volta avremo questo incontro con l'artista. La mia idea, insieme al presidente Caralo, è quella di invitare artisti italiani che hanno contribuito in maniera particolare alla diffusione della musica antica, soprattutto nella sua fase iniziale. Quest'anno inizieremo col maestro Gini, che è stato in Italia uno dei primi a muoversi in questo sentiero. L'ultima cosa che intendo dire è, per me è molto importante il lavoro di gruppo che c'è stato. Chiaramente non è facile per me, da Graz, sempre muovermi in unisono con quello che succede a Cagliari. La comunicazione, nonostante, come vediamo, la tecnica fa passi da gigante, non è sempre semplice, però anche quest'anno mi sembra che si sia riusciti a fare un ottimo festival, che spero troverà un buon riscontro tra il pubblico e tra anche la stampa e tutti gli interessati, soprattutto la musica antica.
se avete delle domande posso rispondervi. Se no facciamo un applauso. Dario, poi vediamo le domande. Dunque, devo portare le scuse di Graziano Milia, Fondazione di Sardegna, che ha avuto una riunione urgente interna, non meglio specificata. E invece adesso vorrei che ci portasse i saluti l'assessore. E nel frattempo c'era la direttrice della biblioteca Esther Gessa, che aveva un convegno, avrebbe fatto di tutto per venire almeno a salutarci, ancora non la vediamo, ma in biblioteca si tengono molte delle conferenze di presentazione che sono una delle novità di quest'anno, almeno strutturate così, sotto la supervisione di Miriam Quacquero, quindi dopo i saluti dell'assessore giriamo a Miriam Quacquero. Prego, insomma. Buongiorno a tutti, buongiorno anche da Cagliari verso Graz, al maestro Luisi, e io ringrazio per il graditissimo invito alla conferenza stampa di Echi Lontani, che ormai è giunto alla quarta o quinta. Ventiduesima edizione. Quarta o quinta? No, perché avevo letto che c'era una... ma questa è la giornata europea della musica. Questa è la giornata europea. Insomma, mi informo durante la conferenza stampa, quindi ha una valenza doppia. Io veramente non voglio rubare tempo ad interventi ben più autorevoli dei miei, perché si entrerà nel vivo con la professoressa Quacquero, con la direttrice del conservatorio e con tutti voi di un programma. Il mio invece occhio profano, voglio però comunque fare i complimenti e il plauso per questo bellissimo programma, e non soffermandomi ovviamente ça va sans dire sull'offerta artistica e culturale di eccellenza che verrà spiegata, faccio solo qualche osservazione dal punto di vista dell'operazione culturale e dell'importanza che questo festival ha per la città da 22 anni. Allora, intanto questa capacità di crescita e di diffusione capillare nel tessuto culturale, e anche il fatto che non si tratta di un festival compresso nel tempo, ma che ha una lunghezza che ci accompagna dalla primavera con la giornata della musica antica fino alla giornata europea della musica, che quest'anno spero riusciremo a replicare e avere come protagonisti anche una parte di operatori attivi nell'arte, nella valorizzazione della musica, dell'arte e della cultura antica. Il secondo elemento è sicuramente la capacità di fare rete con diverse istituzioni e di coinvolgere luoghi della città che costituiscono quindi una geografia culturale inedita, che si ricostruisce inevitabilmente anche grazie a tutte queste rassegne e queste iniziative culturali. Poi sono particolarmente contenta di essere qua al Conservatorio, perché col Conservatorio, che ringrazio, stiamo portando avanti ormai da 3 anni, questo sì, sono 3, giusto? Non sbaglio, 22, da 3 anni una collaborazione strutturata che abbiamo messo a sistema anche attraverso un'apposita convenzione, e che ci ha aiutato ad avere un sistema di governance di tutti i percorsi relativi alla musica, da iniziare dalla scuola civica per andare poi al sistema di tutte le scuole, fino poi anche ad una parte di produzione e divulgazione nel territorio, diciamo una governance integrata dei progetti grazie ad un accordo interistituzionale molto forte. Noi oggi presentiamo Echi Lontani, domani inauguriamo la nuova rassegna di Musei Musica alla Galleria Comunale, abbiamo chiuso l'altra la settimana scorsa, quindi io veramente chiudo dicendo che sono particolarmente orgogliosa e onorata di poter contare su questa collaborazione, e come veramente il presidio e l'ente che si occupa, insomma, dell'alta formazione musicale abbia anche una significativissima apertura ai territori, fungendo quindi non soltanto da motore di formazione e di ricerca, che insomma è la mission credo principale, ma anche contribuendo significativamente a una diffusione di tutti i linguaggi musicali, e quindi abbattendo anche barriere rispetto all'accesso alla produzione e anche alla divulgazione dei linguaggi musicali. Io veramente non dico altro se non che sono molto contenta che ci sia anche l'aspetto delle conferenze, che
E questa è l'integrazione perfetta appunto rispetto alla formazione e anche all'apertura significativa, che ormai insomma è una caratteristica, non è stata certo inventata in questi anni, dall'istituzione musicale rispetto ad una popolazione più ampia. Io lo dico sempre, veramente chiuso, avendo vissuto molti anni in Germania, ho sviluppato un complesso, un senso di inferiorità rispetto ai miei amici e colleghi tedeschi, che indipendentemente da qualsiasi formazione avessero, dalla fisica alla letteratura alla biochimica, avevano una educazione musicale fin dall'infanzia che rappresentava quindi, al di là poi del talento singolo, perché poi non tutti hanno un talento, esatto, una conoscenza e un linguaggio ulteriore e uno strumento ulteriore per avvicinarsi al mondo, mentre invece nel nostro caso c'è sempre, quasi mai insomma, un'educazione di tipo attivo, e molto spesso nei casi più fortunati come il mio veniamo portati a teatro fin da bambini, ma comunque non veniamo avvicinati al linguaggio. Ecco perché io ritengo tutti questi interventi molto, ma molto interessanti, ed è per questo che abbiamo negli ultimi anni finanziato un progetto in tutte le scuole dell'infanzia di propedeutica musicale, perché proprio per cercare di pensare ad un insomma, sistema integrato e a un'idea di diffusione il più capillare possibile, quindi io a tutti i livelli, a tutti i livelli, non... insomma, quindi. E poi in bocca al lupo per il 19, cioè iniziamo praticamente la primavera con Echi Lontani. Il 18, la prima conferenza. Cioè già la seconda gara, chiedo scusa. I concerti il 19. Il 18. Ma il primo ma noi viene presentato e noi promuoviamo anche la Devo dire una cosa, che in effetti noi abbiamo sempre tenuto a informare il pubblico a far conoscere meglio quello che si teneva sul palco, quindi che non fosse un concerto semplice così, per cui abbiamo sempre chiesto ai nostri musicisti di presentare i concerti, però quest'anno è la prima volta che decidiamo di fare un'operazione proprio di istituzionalizzare delle presentazioni dei concerti fatte in data separata antecedente al concerto, per dare una maggiore informazione al pubblico. Sì, anche perché ovviamente chi viene al concerto, avere anche l'informazione del concerto che segue un conto, però potrebbe verificarsi pure di persone che non vengono al concerto e hanno magari ma voglia hanno... di informarsi, però cioè, che bello, sono i madrigali di Monteverdi. Sì, il secondo. Bene. Cioè sono tutti numeri, bene, abbiamo deciso bene, l'anno scorso, ma poi ne parliamo un po' di tutto. Anche perché il repertorio di fare spesso non si fa l'esecuzione integrale dei madrigali di Monteverdi in più anni. Bello. Questo è il secondo anno. A me piacciono molto. Vabbè, parere. Grazie. Sì. Allora, le conferenze. Sì, conferenze di presentazione dei concerti. Allora, intanto abbiamo avuto un lungo e articolato dibattito, come si dice sempre in questi casi, politicamente, su una serie di scelte che poi appunto si sono concretizzate su questi temi. Direi che per me è la prima volta del rapporto, diciamo così, di un rapporto di lavoro con Echi Lontani, se ricordo bene, nel senso che in questo caso si tratta appunto di un impegno molto, come dire, organizzato, articolato, e mi piace appunto vedere che in questa prima occasione, che definiamo per così dire sperimentale, nel senso che cerchiamo di capire cosa più attrae il pubblico, insomma, no? Quindi la proposta è rivolta proprio a comprendere quali meccanismi possono essere appunto più attrattivi. In questi incontri, in queste conferenze, diciamo abbiamo tre modalità di approccio, no? Nel senso che abbiamo tre conferenze, per così dire, orizzontali, generaliste, storiche: la musica scozzese, barocca, scozzese ed irlandese, la devozione nel Rinascimento durante la Settimana Santa, il barocco napoletano, no? Quindi tre temi generali che consentono al pubblico di accostarsi a repertori anche molto ampi o molto specialistici, dipende dai punti di vista, però in termini abbastanza generali. Poi abbiamo tre invece approfondimenti, come dire, più specializzati su autori o produzioni specifiche di quegli autori, per esempio appunto il Madrigali di Monteverdi. Si tratta della seconda occasione di un progetto
assolutamente straordinario, che è quello appunto di produrre l'integrale dei madrigali, della produzione madrigalistica monteverdiana, poi Telemann e il suo tempo, e poi Bach ovviamente col clavicembalo ben temperato. Quindi tre occasioni che fanno un po' da contraltare, no? Alle tre generali, sono invece tre focus su aspetti, come dire, specifici, su produzioni che sono talmente grandi, superbe e celebri, no? Da meritare evidentemente un'occasione apposita. E poi ci sono due interventi, per così dire, trasversali, legati appunto al clavicembalo e all'organo, che sono appunto trasversali perché si tratta appunto di argomenti che possono essere, come dire, comprensivi di elementi molto, molto ampi e anche trasversali dal punto di vista, diciamo così, temporale. In queste conferenze di presentazione, appunto, che si realizzano in collaborazione con la Biblioteca Universitaria e il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio di Cagliari, oltre a me saranno presenti tre diplomati della Scuola di Musicologia del Conservatorio, che sono Nicola Cogliolo, Adalgisa Serra e qui presente, che ringrazio, Sabrina Vincis. Quindi una prima, come dire, sperimentazione anche in questo senso di come dire, allargamento, di ampliamento dell'esperienza accademica a appunto un rapporto, come dire, più diretto con la materia musicale e quindi col pubblico che a questa materia si accosta. Un altro aspetto che mi piace sottolineare, oltre a quello delle conferenze di presentazione, è la possibilità all'interno di alcuni eventi specifici che sono stati collocati nel festival di, come dire, accostarsi a elementi musicologici, come dire, a fatti, ad aspetti musicologici che sono problematici, problematici in senso positivo, cioè che riguardano problemi che ancora non hanno ovviamente avuto una sistemazione definitiva e forse che non l'avranno mai, insomma. Questo è un po' un aspetto comune a tutte le prospettive critiche, no? E quindi ovviamente anche alle conferenze di presentazione, che oggi possono essere, come dire, realizzate in un modo e magari tra 10 anni sugli stessi temi potremmo avere anche un approccio totalmente differente. È però ancor più vero quando ci accostiamo a temi come quello che verrà affrontato il 21 marzo durante la giornata della musica, l'attribuzione di opere dubbie e anonime ad Antonio Lucio Vivaldi, no? Che è appunto un tema assolutamente molto problematico, nel senso che è molto aperto, appunto è un, come dire, un tema musicologico molto interessante, è più proiettato, per così dire, sul versante della ricerca che non quello, su quello della divulgazione e della spiegazione al pubblico, insomma, no? Quindi è da questo punto di vista un elemento molto particolare e che ritengo estremamente interessante. Così scusa, come scusa, prego. Se faccio una parentesi, sì, sì. Proprio su questo, molte delle, cioè, delle sonate di Vivaldi che verranno suonate nel concerto del 21 sono già state registrate nel catalogo vivaldiano, quindi sono state riconosciute, ma ci sarà la prima esecuzione in tempi moderni di una sonata ancora anonima che ancora appunto non si sa se attribuire, certo, a Vivaldi o no, una copiatura di Pisendel, ma sembrerebbe, anzi è identica ad un'altra, un'altra. Perché appunto Vivaldi è un maremmagno e questo si capirà tra il 2016 e il 2017 se entrerà nel catalogo vivaldiano, comunque qui verrà eseguita per la prima volta, esatto, e questo giusto per suggellare, per chiudere per appunto dire questo mio intervento. È appunto una prospettiva di ricerca, insomma, no? Vivaldi, sì, dalla riscoperta vivaldiana in poi, no? Dagli anni 20 in poi c'è stato un dibattito sempre aperto e sempre riaperto rispetto a tanti altri autori di cui abbiamo avuto la fortuna di avere il repertorio disponibile e, come dire, con qualche aggiustamento, no? nel corso del tempo, ma nel caso di Vivaldi siamo proprio davanti quasi a un giallo storico e quindi è un versante particolarmente così
acuto e interessante, e sono sinceramente molto contenta appunto di poter partecipare. Grazie. Aggiungo allora un'altra cosa ancora. Per tornare ai 30 anni che abbiamo fatto, abbiamo messo gocce per arrivare a sentire dire che il conservatorio si deve occupare della musica antica, testuali. Beh, detto io, prima, quindi certificato. Ormai. Certificato, certificato. E a proposito, ci sarà, che ci credo. Ci sarà la provocazione, chiamiamola così, di Fernando De Luca, che nel suo concerto clavicembalo classico ci farà sentire Mozart, Beethoven, autori che noi siamo abituati a conoscere almeno come conservatori, a sentire suonati al pianoforte, ma lui ha gli spartiti, le partiture originali di quando loro componevano queste musiche per clavicembalo, perché quello era lo strumento che conoscevano, soprattutto nella loro giovane età, nella loro prima parte di vita, perché il pianoforte ancora era da inventare e quasi non c'era neanche il fortepiano. E questa è una provocazione comunque. Accogliamo con grande entusiasmo. La patetica, anche perché se ci pensi bene, noi anche comunque. Anche se qualcuno qui dentro, non voglio fare il nome, sì, ha detto speriamo che non sia patetica l'esecuzione del cembalo, della patetica di Beethoven, anzi, io non so, non credo proprio, perché tutte le sperimentazioni non possono che sortire delle situazioni che ci fanno crescere. Il discorso è che, tornando a quello che hai detto tu prima, io accetto la provocazione e dico anche che dobbiamo occuparci di musica antica. Prova ne è che siamo seduti qua allo stesso tavolo, prova ne è che noi abbiamo un dipartimento che si regge concettualmente, ma in base alla normativa non dovrebbe esistere, cioè ci sono tutta una serie di segnali che io ritengo siano molto chiari da parte del Conservatorio di Cagliari. Si regge proprio sulla buona volontà e sul credere fermamente che bisogna anche organizzarsi mentalmente per superare degli ostacoli e dei limiti, sì, sì, che vengono ovviamente dati anche dalla normativa. Quando io come istituzione non posso proporre delle cose perché non ho un'autonomia che me lo consenta, perché sono comunque imbrigliata alle norme o sono imbrigliata ai decreti attuativi, è abbastanza normale che poi cosa fa crescere l'istituzione? Sono le idee. Comunque aggirare l'ostacolo e dire vabbè, lo facciamo come laboratorio, e quindi come laboratorio siamo autenticati a fare delle comunque voglio dire, guarda, non, cioè, quello che io faccio notare tutti gli anni, e mi riferisco anche a quello che ha detto l'assessore prima in Germania, la musica che si esegue in Italia, dati SIA, è per 90-95% è lirica e in parte sinfonica, il residuale è musica antica e musica contemporanea. Come superi le Alpi, il 50% è quella che noi chiamiamo musica antica come esecuzione, l'altro 50% è diviso tra sinfonica, lirica, contemporanea. Però morta. Perdonami, la contemporanea è importante. No, ma voglio dire, io sono d'accordo con te, però poi, noi in Italia stiamo chiudendo le orchestre, noi non abbiamo una formazione musicale, se tu vai fuori e ti rendi perfettamente conto che a tutti i livelli viene proposta una conoscenza musicale. Fammi finire dicendo che poi è arrivato il decreto della Gelmini che ha annullato il Dipartimento di Musica Antica e una carissima amica argentina, che italo-argentina, che rientrava dall'Argentina, in tutti i conservatori argentini hanno messo la musica antica, i dipartimenti di musica antica qui venivano eliminati. Infatti. E molte volte dice, la nostra cultura è la pizza, Verdi, ma la nostra cultura è anche Vivaldi, che è del Settecento, la nostra cultura è anche Monteverdi, anche Scarlatti. Frescobaldi, se vogliamo, noi abbiamo fatto cultura per il mondo a partire dal 400, 500, 600. Noi esistiamo perché esiste, però, 400, però da noi non si studia, non si da Grazia cercano di dire qualcosa. Ah sì, scusa, la distanza, ma anche il teletrasporto. Non volevo interrompere, ci sono così tanti elementi interessanti, sta diventando una conferenza vera questa, una conferenza di presentazione. Volevo attaccarmi solo un attimo al discorso bellissimo che ha fatto il
professoressa Fabbero, un aspetto che forse sarebbe bene accentuare è quello che in passato si relegava l'aspetto musicologico come un aspetto in possesso solamente, esatto, di chi effettua esclusivamente una ricerca di tipo, di tipo musicologico, cioè quindi relegato all'aspetto piuttosto universitario di ricerca e molto meno all'aspetto pratico del suonare la musica. Io trovo proprio questo esempio di Vivaldi, delle nuove musiche probabilmente da confermare, alcune confermate, trovo molto interessante che oggi si viva in un ambiente, e di questo i conservatori sono in gran parte responsabili per fortuna, in cui gli stessi musicisti si muovono in ambito musicologico e cercano di effettuare le loro ricerche che poi vengono confermate, diciamo, dalla classe musicologica, dall'ambiente ufficiale della musicologia, che però negli ultimi anni si è aperto molto alla pratica. Questo lo trovo un progresso epocale. Epocale, cioè, sono d'accordo. Certo. Cioè, il fatto che pratica musicale e ricerca musicale si uniscano. Questa è una cosa che avviene sempre più frequentemente in Europa, adesso anche appunto in Italia. Quindi è molto importante anche portare questo messaggio. Cioè, il musicista che non è solo, diciamo, io lo dico perché anche io sono musicista, l'animale da circo che viene ed esegue cose spettacolari, ma e questo particolarmente per la musica antica è molto importante, è un musicista che è informato, un musicista che cerca il sostegno da parte della musicologia, della ricerca, per portare avanti appunto un messaggio. E questo lo trovo molto, molto bello. E poi prima mi sono dimenticato di dire che sì, noi cerchiamo come i lontani di interagire con il fatto di queste conferenze che troveranno posto nella programmazione dimostrano che a parte che l'osservatorio adesso è diventato una parte integrante di Echi Lontani. Quindi questo è molto importante, per noi è un grande passo, speriamo che trovino un riscontro da parte del pubblico. Certo. Scusate. Grazie. No, no. Bene. Io credo, se avete domande, diversamente... Allora, diciamo come braccio esecutivo del Dipartimento di Musica Antica insieme ai vari colleghi, sono molto felice di avere la disponibilità del direttore, perché siccome sono in contatto con altri colleghi nei vari conservatori italiani e so che la situazione in altri conservatori non è così felice, sono direttori di conservatorio che non riconoscono minimamente il Dipartimento, non vogliono diciamo attivarsi, perché la musica antica o storicamente le esecuzioni storicamente informate, come forse è meglio definirle, insomma fanno di tutto perché questo rimanga in secondo piano, perché in questo modo si accresce l'interesse verso la musica lirica, eccetera. La direttrice prima ha fatto un riferimento alle orchestre italiane che chiudono. In Olanda qualche anno fa sono state chiuse 3 orchestre per formarne una sola, in Spagna uguale, è un problema che un po' attanaglia tutta l'Europa. E quindi forse paradossalmente nella musica antica noi avremo un'apertura che darà possibilità a tanti strumentisti e musicisti di trovare un terreno fertile in cui far crescere qualcosa di utile. Io ti ringrazio molto, sai molto bene quanto e quante chiacchierate ci siamo fatte in questi anni. Ci credo, quando
quando dico che credo in qualcosa mi attivo in modo tale, anche se non avessi le mani di altri probabilmente determinate cose non sarei riuscita a farle. Per cui ti rigiro il ringraziamento, cioè io ci credo e quando vado e parlo con altri direttori e racconto quello che si fa al Conservatorio di Cagliari, ma tutto quello che si fa, a partire dalla musica antica, a finire con la musica contemporanea, ringrazio sempre e dico che lo posso fare perché ho delle belle mani, ma che non sono le mie. E questo mi riporta proprio all'idea che ho io proprio di gestione, cioè il fatto di abbracciare le competenze di tanti mette poi l'istituzione nella possibilità di stare molto bene e di fare delle operazioni molto importanti. Grazie. Io penso che abbiamo detto tutto. Penso, sì. Facciamo una auf Wiedersehen, grazie. Dario. Grazie. Chiudiamo qui.